scrivere un incunabolo non è una cosa molto semplice. È un libro antico, perché per principio l'incunabolo deve essere stato stampato entro il 31 dicembre 1500. Può contenere uno o più testi che vanno identificati tutti quanti. Poi va descritto fisicamente per come è composto, di quante carte, quanti fascicoli, tutti gli elementi che possono contribuire a identificare l'esemplare che abbiamo tra le mani e infine la data che lo identifica perfettamente come prodotto di una tipografia in una città in un giorno preciso. Questo che ho tra le mani, per esempio, è particolarmente interessante perché è in volgare siciliano ed è stato stampato a Messina da un tipografo tedesco, Wilhelm Schönberg, da Francoforte, il 23 ottobre 1499. È ovviamente una resa in volgare di un testo che girava anche in latino, naturalmente, la Scala di Virtù, che serviva, diciamo, ad educazione del buon cristiano. Di un libro del genere naturalmente non si descrive soltanto quello che c'è a stampa, ma anche quello che c'è tutto intorno, sia come note di possesso del volume stesso, sia come attestazione di uso. Questo incunabolo è costellato di note manoscritte non molto più tardi dell'anno di produzione, quindi siamo verosimilmente all'inizio del Cinquecento. Non in questo caso, magari, ma in altri sì, c'è anche, si può trovare il nome di chi l'ha scritto, ha scritto le note, chi l'ha letto. In ogni caso è la testimonianza di un viaggio, di un testimone di cultura nei secoli e quindi va identificato come tale, non come pure semplice prodotto seriale di una tipografia. Di questo libro esistono altre copie, naturalmente, di questo testo esistono altre copie in giro per il mondo, ma questo è un unicum per come lo vediamo adesso, con le sue note di possesso, ad esempio quelle del monastero di San Nicolò Larena, e per le glosse che sono state, cioè le note che sono state apposte sui suoi margini, i segni d'attenzione, qualunque cosa che dimostri che questo libro ha avuto una funzione per chi l'ha avuto tra le mani. Il catalogo degli incunaboli al quale stiamo lavorando è un repertorio che raccoglierà le 132 edizioni conservate nel fondo della Biblioteca Riunita Civica Orsino Recupero. Si tratta di una catalogazione diversa da quelle che abitualmente sono fatte e sono note come i più grandi repertori inglesi o tedesco. Un tipo di repertorio che porterà attenzione a ciascun esemplare e quindi recherà nella descrizione informazioni relative alle note di possesso, alle note manoscritte, ai segni che sono intervenuti nel tempo, nonché allo stato di conservazione degli esemplari. Questo lavoro è interessante perché mettiamo insieme un gruppo di lavoro che sta lavorando con grande efficacia e senso del dovere, che riunisce il professore Marco Palma dell'Università di Cassino, un gruppo di ex studenti e una dottoranda dell'Università di Catania, chi vi parla. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro che per la prima volta, per la parte degli studenti, si è sperimentato sulla catalogazione e descrizione dell'esemplare e che sta traendo grande giovamento da questo tipo di lavoro a diretto contatto con i materiali. Nella biblioteca abbiamo realizzato in passato già altri cataloghi come quello dei periodici, adesso prepareremo quello dei libri liturgici e adesso stiamo approntando e preparando il lavoro sotto la direzione del professore Marco Palma e della professoressa Inserra, il catalogo degli incunaboli. Prepararlo non è semplice, ma lo stiamo potendo fare, ma non può restare soltanto un'indagine, soltanto uno studio, ma questo catalogo deve essere stampato. Per stamparlo bisogna trovare i fondi, cosa che riteniamo sarà possibile perché c'è tanta gente sensibile, le persone che doneranno, che parteciperanno, figureranno non soltanto nel catalogo, ma anche nella storia della biblioteca stessa. Il nostro pensiero, il nostro messaggio è questo, che abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per poterlo stampare, licenziare e metterlo alla pubblica fruizione.